È un cast stellare quello che accompagna l'attore mortarese Andrea Preti nel suo primo film da protagonista. Giancarlo Giannini, Nino Frassica, Tosca d'Aquino, Paolo Conticini sono i nomi che compaiono nella locandina di Tutti i colori, una divertente commedia che racconta degli espedienti inventati da un giovane figlio di papà nel momento in cui, dopo un litigio proprio con il padre, si ritrova a doversi guadagnare da vivere senza il ricco sostegno della famiglia. Un giorno il papà di questo ragazzo, si sveglia e gli chiude tutti i rubinetti e di conseguenza gli dice: da oggi ti devi arrangiare. Come fa un ragazzo che non ha mai fatto niente nella propria vita, solo speso i soldi della propria famiglia ad arrangiarsi? Domanda come ha preso sta cosa? Sono sicuro che capirà. Sei proprio un coglione! Cercano personale in una casa di moda, vedi? Pensa solo alla gnocca che c'è assaggio. Ce la farà attraverso un sacco di bugie, falsificando dei curriculum, inventandosi cose che non stanno né in cielo né in terra, pur di trovare un lavoro. Si fingerà gay per lavorare in una casa di moda. Mi va bene qualsiasi cosa. Giorgi! Non ti permettere, sai, queste poche. Questo lo porterà a non saper più che persona è realmente, perché le bugie alla fine ti confondono e ti fanno capire un po' che sia una persona anche sbagliata a volte, e alla fine si trova a fare outing al contrario, nel senso che deve ammettere a se stesso e anche alle altre persone che è un bugiardo e che in realtà è innamorato della vera vita, di quello che è sempre stato e che vuole riniziare in un modo corretto, giusto e costruttivo. C'è sta una cosa a me che non mi faccio, che il mio amico mio, quello che mi dorme sul divano, mi racconta le stronzate. Però io ci impiego un attimo a cacciarti, hai capito? Un attimo! Tutto questo lo porterà ad avere degli scompensi con la propria famiglia, sul lavoro e con le amicizie. Deve riconquistare tutte queste persone qua, ce la farà. Come lo farà lo vedrete al cinema. La pellicola verrà proiettata gratuitamente all'auditorium di Mortara nella serata di venerdì. Sarà questa un'occasione unica per poter vedere il film in compagnia dell'attore protagonista, che sarà disponibile per chiacchiere e commenti con il pubblico in sala. Un regalo alla città, ha detto Preti, per rimediare alla scarsissima distribuzione che l'opera ha avuto nei cinema, complice l'infelice scelta di far uscire il film a fine luglio.